Ciao a tutti, questo video è il più particolare credo tra tutti quelli che ho fatto finora e sarà anche molto diverso come lo farò. Prima di tutto oggi è sabato 19 febbraio 2022, questo è l'ultimo sabato in cui io posso fare una spesa di cibo per un po' di tempo. In questo momento ho in tasca in contanti 30 euro e 8 euro nel conto PostePay e non ho nient'altro. Quindi oggi vado a fare la spesa per l'ultima volta, cioè spendo gli ultimi soldi che ho in tasca, quei 30 euro. Ho già accennato come mai ho pochi soldi perché in un altro video, perché quest'anno è andato piuttosto male come vendite del materiale che io ho mio di quando ancora lavoravo. Come ho già detto, l'ultimo oggetto venduto è stato a marzo del 2021, quindi dell'anno scorso, e fino ad oggi non ho venduto nient'altro, quindi adesso sono rimasto senza soldi. Normalmente quando sono vicino alla fine delle mie finanze tendo a spendere di meno per la spesa. Allora normalmente spendo intorno ai 24, 26, 28 euro alla settimana come spesa. Quando sono in periodi come questo in cui sono adesso, in cui vedo che non riesco ad avere ulteriori soldi, posso mangiare con una spesa settimanale anche di 10-12 euro. In realtà in questo periodo che vedevo che i soldi stavano per terminare non mi sono ridotto a fare la spesa a 10 euro. Perché? Perché voglio fare un esperimento. Quindi anche oggi, questo sabato qua, andrò a fare una spesa normale, tra virgolette, quindi spenderò tutti i soldi perché ho appunto 30 euro in tasca. Di solito la spesa che faccio sono 24, 26, 28, quindi li spenderò. Ora, il motivo per cui faccio questo è, come avete visto dal titolo, che voglio fare un digiuno. Era un po' che lo volevo fare e voglio farlo più lungo di 13 giorni. Perché 13 giorni? Perché nel 2017 o 2018, non ricordo bene di preciso, ero già in una situazione simile a questa, cioè ero rimasto senza soldi e quindi semplicemente avevo, attendendo di riuscire a guadagnare qualche soldo, non mangiavo. Quindi ho fatto praticamente un digiuno durato 13 giorni, appunto. Allora, non sapevo niente di digiuno, soprattutto niente di digiuno a scopo terapeutico e quindi o a scopo salutare, diciamo, e quindi in quel periodo lì, appunto in quegli anni, non ricordo se era 2017 o 2018, comunque mi ero informato e avevo scoperto in quel momento che ci sono persone che fanno digiuni anche periodicamente durante l'anno e che viene, che è una pratica considerata curativa, diciamo, in qualche modo depurativa. In quel periodo quindi quello che era partito come una necessità per mancanza di soldi era diventato poi un simpatico esperimento, appunto durato 13 giorni, cioè durato fin tanto che non sono riuscito ad avere ulteriori soldi per ricominciare a mangiare. Poi da allora non è più successo perché più o meno avevo sempre qualche soldo e quindi riuscivo a fare la spesa. Quindi questa volta, in questo periodo qua, è la prima volta dopo tanto che di nuovo mi trovo senza denaro e quindi ne approfitto per provare appunto il digiuno per più di 13 giorni, cioè provare a farlo, quindi di proposito, scegliendolo di proposito, provare a farlo per più tempo, più di 13 giorni. I motivi quindi per cui lo faccio. Allora, uno è quello che ho appena detto, cioè
provare più di 13 giorni, cioè voglio vedere dopo 13 giorni cosa succede, perché quando mi sono informato ho saputo che i primi appunto 7-10 giorni cambia poco, ok? È da quel momento in poi che si sentono cambiamenti. Quindi io ero a 13 giorni, ero praticamente appena entrato nel digiuno vero e proprio. Un altro motivo per cui lo faccio è vedere se cambia qualcosa nella mia salute, cioè se vedo qualche diversità, qualche cambiamento nella mia salute. Un altro motivo è che vorrei comunque perdere qualche chilo. Io sono abbastanza robusto come persona, però comunque, per esempio, ho qualche... penso di avere qualche chilo di troppo sulla pancia che è un po' gonfia, quindi voglio vedere se per caso, approfittando di questo periodo, perdo un po' di gonfiore. E ovviamente uno dei motivi è anche il fatto che in questo momento mi manca denaro, quindi ne approfitto. Era un po' che volevo fare un altro digiuno, dopo quell'esperienza lì di qualche anno fa, era un po' che volevo farne uno un po' più lungo, però avendo sempre i soldi alla fine mangiavo, ecco. Adesso ne approfitto, visto che i soldi mi mancano, ne approfitto e faccio questo esperimento. Vi dico come funzionerà il video che sto registrando, perché sarà particolare. Quindi ci sarà questo spezzone di video che sto registrando adesso, che è tutta l'introduzione su tutta la questione, quindi in cui appunto ho appena finito di spiegare perché lo faccio, qual è la situazione, eccetera. Poi ci sarà intorno a... oggi appunto sono andato a fare l'ultima spesa, quindi adesso per una settimana ho da mangiare, diciamo, normalmente. La prossima settimana, il prossimo sabato, farò un altro spezzone che attaccherò poi in seguito a questo. Sarà il primo sabato in cui non faccio la spesa, non posso fare la spesa, ma non sarà l'inizio del digiuno, perché farò fuori anche tutte le scorte che ho. Cercherò appunto di far fuori le poche risorse che ho, che sono un po' di pasta, poca roba, un po' di spaghetti, un po' di penne, e ho un po' di riso, il riso mi durerà un po', non so quanto, però ne ho un pochino, e poi ho degli snack, diciamo, e poi cos'altro? No, basta, nient'altro. Quindi finite le scorte, ci si rivedrà ancora. Il prossimo sabato, quando inizierò a dar fondo alle scorte, mi peserò. Poi finite le scorte, farò un altro spezzone dove dico ok, da oggi parto col digiuno e quindi mi peserò una seconda volta anche in quel caso. Perché ovviamente facendo fuori le scorte non credo che mangerò più di tanto, quindi potrei già aver perso del peso nel frattempo. Questa seconda data, quando inizierò eventualmente il digiuno, non so quando sarà, perché non so bene quanto mi dureranno le scorte, vedremo, quindi vedremo quando succederà. Quindi poi, finite le scorte, comincerò il digiuno. Il digiuno sarà non mangiare niente, quindi durante tutta la giornata, e bere solo acqua del rubinetto. Quando inizierò, quindi ci sarà un primo video dove dico che da oggi inizio, poi quando inizierò ci sentiremo poi ogni 2-3 giorni, così giusto per aggiornamento, e eventualmente se ci fosse qualcosa di particolare, diciamo, che mi dovesse succedere, diciamo, per appunto per tenervi aggiornati. La cosa particolare però di questo video è che nessuno lo vedrà, nessuno di voi lo vedrà, finché non sarà finita tutto l'esperimento. Quindi vuol dire che quando voi vedrete il video, quando sarà pubblicato il video, l'esperimento sarà finito, e sarà finito perché, molto probabilmente, perché io avrò trovato degli altri soldi, dell'altro denaro, e quindi avrò ricominciato a mangiare. Il motivo per cui faccio così questo video è che avevo già in passato ricevuto delle critiche
che dicevano che io facevo i video per chiedere soldi, malgrado io abbia sempre detto che non chiedo soldi e non ne chiederò mai, però questo video, siccome parla di digiuno, poteva essere, diciamo, scambiato per un video che chiede aiuto. In realtà non lo è solo per aggiornare su questo esperimento che voglio fare. Però questo modo di farlo e di pubblicarlo solo a cose finite, solo quando avrò nuove finanze e quindi avrò ricominciato a mangiare, è un'ulteriore, diciamo, prova del fatto che non faccio i video per chiedere denaro. Quanto dura l'esperimento? Non lo so. Perché? Intanto adesso, appunto da oggi, una settimana ancora mangerò, poi sabato prossimo comincerò a dare fondo alle scorte, e poi finite le scorte, che già lì non so quando sarà, quindi non so quanto mi dureranno le scorte che ho, da lì in poi partirà il digiuno. Il digiuno non so quanto durerà, non solo perché non so quando avrò altri soldi, ma anche perché vedrò come risponde il mio corpo, come rispondo io, la mia salute al digiuno. È probabile quindi che questo video alla fine si faccia un po' lungo e possa essere da dividere, diciamo, in due o magari anche tre spezzoni. Tre non credo, ma penso almeno due sì. Normalmente, a proposito di durata, io ho visto un po' in internet, ho visto video, ho letto delle cose. Un digiuno viene fatto di solito intorno ai 30-40 giorni consecutivi, e a volte, mediamente, a volte un paio di volte l'anno, quindi due sessioni di digiuno. Questo però normalmente è fatto da persone che però fino a quel momento si cibavano regolarmente, avevano pasti regolari. In realtà io non parto da quella situazione, perché già oggi, già da un po' di tempo, mangio molto poco. Per esempio, colazione la mattina non la faccio mai, la sera mangio pochissimo, giusto per mettere qualcosa nello stomaco, qualche snack salato, che siano patatine o che siano popcorn o che siano grissini, per esempio, ma proprio poca roba. Tanto per fare un'idea, un pacchetto di patatine, per esempio, mi dura due o tre settimane, ecco. Oppure i grissini, a me piacciono dei grissini con lo zenzero, mi durano una settimana, anche quello, un pacchetto di grissini. E tipicamente come cena serale, appunto, prendo proprio di numero 3-4 patatine, 3-4 popcorn o poco di più, ma proprio di numero, e uno o due grissini. Quello è tutto quello che mangio la sera, normalmente fino ad oggi, già da molti mesi. L'unico pasto che faccio vero e proprio è a mezzogiorno, dove mangio solo una portata, quindi di solito un secondo, e basta, poca roba anche lì. Per cui non arrivo da una situazione di pasti, diciamo, né abbondanti né regolari, tra l'altro, perché a volte anche la sera non mangio niente, bevo soltanto acqua, quindi comunque non si possono considerare pasti regolari. Per cui probabilmente non potrò durare 30-40 giorni, o perlomeno penso, non lo so, non l'ho mai fatto, 30-40 giorni come queste, diciamo, digiuni regolari, insomma. Quindi in pratica il digiuno finirà o quando vedo che qualcosa, non dico non va, ma magari sento proprio la fame, oppure appunto c'è qualcosa che non va, magari mi accorgo di qualcosa di particolare, oppure quando avrò di nuovo soldi, che non so quando sarà, perché tra l'altro non c'è in ballo niente, neanche possibilità di vendita. Ogni tanto ho qualche utente che mi chiede qualcosa, quindi però di questi tempi non ho niente. Direi che per questo spezzone è tutto. Dovrei aver introdotto un po' tutta la questione, e
Poi se mi dimenticherò qualcosa, mi sono dimenticato qualcosa in uno dei prossimi spezzoni, lo inserirò. Direi che ci si risente con un altro spezzone del video sabato prossimo, il 26 febbraio mi sembra che sia, cioè il primo sabato dove non andrò a fare la spesa. Quindi a tra poco. Ciao, eccomi in uno spezzone nuovo del video. Oggi è sabato 26 febbraio 2022 e oggi è il primo sabato da un po' di tempo che non vado a fare, in cui non andrò a fare la spesa. Ne approfitto per finire tutto quello che ho, le scorte che ho. Ho visto che ho un po' di pasta, del riso e qualche snack, poca roba, per cui non dovrei metterci troppo. Il riso ne ho un pochino, ma non è tantissimo, dipende da quanto ne mangerò. In realtà io vorrei finire alla svelta le scorte, così comincio il digiuno, e perché è quello che voglio fare, è l'esperimento che voglio fare. Oggi mi sono pesato, se ho visto bene, perché sono senza occhiali, sono peso 77,5, 77,5 kg. Quindi vedremo come andrà, se perderò qualche chilo, immagino, perché senza mangiare vedremo. Questo spezzone è corto, devo solo dirvi questo, e rivedremo quando le scorte saranno finite, e quindi comincerò il vero e proprio digiuno, dove quindi non avrò più niente da mangiare e quindi non mangerò più niente durante tutta la giornata, quindi colazione, pranzo e cena, e berrò soltanto acqua dal rubinetto. Al prossimo spezzone. Ciao, rieccomi con un altro spezzone. Questo è il prologo della prima parte, perché ho visto, mettendo assieme gli spezzoni che ho girato finora, che si è già fatto troppo lungo, cioè abbastanza lungo il video, quindi preferisco chiuderlo e cominciare la seconda parte. Quindi questo è appunto il finale della prima parte. Quindi ci rivediamo tra poco, adesso concludo questo pezzettino di video e poi comincerò a registrare l'inizio del prossimo. Ciao a tutti e grazie delle visualizzazioni. Ciao.